Segni che riuscivi anche ad andare in gol, però sei arrivato in maglia granata in una stagione sfortunata, quella della retrocessione dalla Serie D. È un evento questo che ti ha coinciso nella tua carriera calcistica, ti ha provato dal punto di vista della carriera, oppure pensi che non abbia influito, e quanto il Nardò ti ha dato? Devo ricordare anche che abbiamo ottenuto una salvezza a Trani e comunque ho avuto l'onore di far parte di quel gruppo fantastico di cui parlava Franco Leo. Cioè, ricordo, l'ho salutato con molta gioia, per cui non è stata solo quell'esperienza negativa, anche se come tutte le esperienze ti formano. Diciamo che a livello calcistico poi ad un certo punto ho preso altre strade. Ho sentito anche che alcune trasferte, alcuni anni c'erano pullman, c'erano divise, ai miei tempi questo non c'era. E le varie dirigenze arrancavano, quindi si andava avanti con molto sacrificio. Si giocava anche in altri campi, non esisteva. Da Teritino hai avuto questa. Devo dire che ho avuto la soddisfazione di esordire molto giovane in Serie B, già a 15 anni ero nel gruppo che contava. E all'epoca non c'era l'obbligo degli under, per cui arrivare in prima squadra, quella era già una grossissima soddisfazione. Poi ci vuole un po' di fortuna in tutto, anche l'anno di Lecce non è stato eccezionale, per cui ritornando a Nardò diciamo che è finito calcisticamente tutto. Grazie Massimo, grazie. Roberto Russo, militanza nel settore giovanile Granata qualche anno fa, poi la tua passione si è unita ai giovani, al settore giovanile, a un discorso portato sempre avanti con mille sacrifici, con qualche cruccio perché tante situazioni non si sono evolute nella situazione evoluta, però tanto sacrificio fatto in maniera spassionata, senza alcun ritorno, solo per il gusto di dare qualcosa al Nardò. Sì, la soddisfazione di che il Nardò, voglio dire una cosa, che il Nardò non lo sentiamo solo noi che siamo di Nardò. Abbiamo avuto una bella prova quest'anno, in mezzo a tante cose andate male, la prova dei ragazzi della Juniores, sentirsi dire da 26-27 ragazzi che avevano già nel cuore Nardò, e quando le abbiamo detto di cambiare strada, perché Nardò non era più una strada che si poteva andare avanti, sentirsi dire noi aspetteremo fino alla fine insieme a voi, è stata una grande soddisfazione. Questo per dimostrare che Nardò è molto importante in tutta la provincia di Lecce e lo sentono tutti, e noi in particolare più di tutti gli altri. Grazie Roberto, bellissime parole. Maurizio, tu anche uno di quelli che saltava il muretto del vecchio campo, no? Quello pieno di buche, facevi lo scalatore, saltavi dentro le partitine, ti mettevi in luce e poi diventi calciatore del Nardò, no? E penso che sia stato un sogno bellissimo, credo che sia stato anche menzionato il mister Mignodelia, a cui veramente sia io che Massimo e anche gli altri della mia generazione e dobbiamo tutto, insomma, è una persona squisita, ci ha inculcato la mentalità dello sport, i valori dello sport, e ringrazio anche il presidente mister Candido e mister Merivo che mi hanno dato tanto, sinceramente, e la voglia di andare sempre avanti, perché lo sport penso è una cosa bellissima, insomma, no, per tutti, e un augurio al paese che qualcuno, insomma, importante si muova per dare in effetti quello che si merita. Ce l'auguriamo tutti. E grazie a tutti. Grazie Maurizio. Prego, prego. Chiedo scusa, tra i tanti auspici io mi auguro che chi andrà a rifondare la società al Nardò abbia la passione e la voglia di investire nel settore giovanile, certo. Perché credo che sia una risorsa fondamentale, perché Nardò ne ha tanti ragazzi bravi, e quindi vale la pena puntarci. Grazie Massimo. Mister Maiuri, forse Nardò è una città senza mezze misure, no? Troppa passione, oppure come al telefono mi hai detto, ma qualche sono venuto da avversario, qualcuno non mi ha fatto bene. No, innanzitutto io volevo ringraziare per l'invito e porvi i migliori auguri per il ventennale. Ho ricordo di una piazza molto passionale, un campionato insomma dove ci sono state delle difficoltà ambientali, soprattutto con il sottoscritto, però questo non vuol dire
fare di alcune situazioni, personalismi in alcune situazioni, assolutamente. Io ricordo una grande passione, una grande voglia di fare bene, è una piazza con un calore incredibile. Quindi il mio augurio è quello soprattutto che possiate rivedere nel più breve tempo possibile con una degna società, quello sottolineo tante volte questo, quei palcoscenici che avete abbandonato, e ritornare a cavalcare l'onda con quella grande passione che avete sempre dimostrato su ogni campo. Ecco, questo è un augurio che mi sento di fare con tutto il cuore, anche perché ho sempre seguito con interesse e anche con voglia di vedere il Nardò vincere dopo che sono andato via da qua. Quindi veramente un grandissimo in bocca al lupo a tutti quanti per un futuro roseo, galoppante e vincente anche. Grazie, grazie mille. Grazie. Allora, Ruggero Carnito, mister del Nardò nei primi anni 90, quando hai contribuito, diciamo, quasi a sposare le ambizioni del presidente Papadia, che voleva andare a ritagliarsi un posto al sole nello sport nazionale. Cosa è mancato a quella squadra per vincere, anche se poi la tua carriera di allenatore ha avuto il là, no? Perché poi sei andato ad allenare in piazze importanti, quindi Nardò ti ha dato qualcosa, ma forse a livello del campionato volevi qualcosa di più. Innanzitutto auguri a tutti. Grazie. Auguri fedelissimi e questa serata bellissima, questa partecipazione da parte di tutti gli addetti ai lavori, di chi è stato per un solo anno come me e chi ha fatto più anni, dimostra che avete scritto veramente una pagina importante. Uno che viene stasera qui a vedere questa manifestazione sembra che avete vinto un campionato e non una società che è stata radiata, quindi sotto questo aspetto dico che non dovete proprio rammaricarvi, perché voi sicuramente una piazza come questa l'anno prossimo avete il calcio. Non è un problema assolutamente a trovare imprenditori o persone appassionate. Certo, è meglio partire con una società sana, questo è fondamentale, e non con una società con i debiti. Guardate che il Bari sta fallendo, anche il Bari, quindi oggi ci sono dei grossi problemi. Per quanto riguarda quell'annata, ricordo che Sergino Orlando mi chiamò, fu il primo anno di Papadia, mancavano 15 giorni all'inizio del campionato, 15 giorni, e mi disse: Ruggero, devi venire a darmi una mano perché siamo in grossa difficoltà, abbiamo un grande imprenditore, siamo convinti che possiamo aprire una pagina importante per Nardò, quindi mi devi dare una mano, dobbiamo avviare tutto, però c'è un grosso problema, non abbiamo niente, cioè dobbiamo ripartire da zero, non abbiamo un calciatore. E siamo riusciti a fare in una settimana una squadra. Dopo una settimana c'era la Coppa Italia, ricordo che abbiamo fatto il ritiro a Galatina e siamo stati una settimana a Galatina e siamo partiti. Veramente abbiamo formato un bel gruppo, noi non ci aspettavamo niente perché quell'anno Papadia aveva chiesto solo di salvare il titolo per poi avviare un percorso importante che voi avete fatto negli anni, quindi addirittura ci siamo salvati grazie veramente al grande apporto di tutti, e soprattutto dei tifosi che ci hanno seguito. Ricordo la prima trasferta, adesso non ricordo dove, che addirittura abbiamo pareggiato 0-0, avevamo appunto due settimane di lavoro nelle gambe, facendo una grande partita, applausi, insomma è stata un'annata importante. Io voglio solo dire questo: siete una piazza importante, tant'è vero c'è un detto che qui nessuno ha nominato, e chi viene a fare l'allenatore a Nardò è fortunato l'allenatore, ma soprattutto si dice che se a Nardò un allenatore rimane un anno può allenare tutto il mondo, ed è vero, ma questo per la grande passione che avete, ma soprattutto per la grande competenza. A Nardò sapete già dopo due mesi quali calciatori avete, quali allenatori avete, se sono di livello, perché questa è la verità. Quindi essendo una piazza competente e passionale siete anche dei grandi rompiscatole. Sempre parlando, però c'è da dire questo, che anche allenatori o giocatori che non sono stati benissimo sotto quell'aspetto, vi posso garantire che tutti quelli che sono stati a Nardò, vanno sempre a sfogliare il giornale per vedere che cosa ha fatto il Nardò. Questo ve lo posso dire senza problemi.
Quindi è una grande nota di merito verso la città, che ha scritto una pagina importante. Io la prima volta sono andato a Nardò, sono venuto quando passai dal Barletta, da calciatore a Lecce. La mia prima partita ufficiale con il Lecce è stato Nardò-Lecce 1-0, dove ho visto una passione sfrenata, sto parlando del 70, agosto 75, una passione sfrenata, e noi che avevamo uno squadrone abbiamo fatto una gran fatica per vincere 1-0 in Coppa Italia. Finisco dicendo, ero la settimana scorsa a vedere, l'altra settimana a vedere Casarano-Gallipoli, c'erano molti nerettini, molti tifosi nerettini, molti fedelissimi, e sembrano veramente un'anima in pena, e sentivo dalla loro voce dire: vedete, questa partita di cartello Casarano-Gallipoli, se fosse Gennaro, lo stadio di Nardò era strapieno. Ecco, vi auguro veramente di arrivare il più velocemente possibile a dei grandi successi, e in quelle categorie che vi competono, che possono essere la Serie D o addirittura categorie più importanti. Grazie. Grazie, grazie mister Luciano. Antonio Menichelli e Antonio Menichelli. Noi tra di noi facciamo tanti discorsi interminabili. Stasera sarebbe una battuta di pochi secondi. Molte volte si dicono cose ovvie, però. Molte volte ovvie. Adesso l'ovvietà più grande che si può dire è che a Nardò il calcio non può e non deve finire. Certo. E non deve finire nella direzione che ha detto Massimo Chiesi, che ha ricordato Roberto Russo. Non c'è più tempo per pensare a grandi giocatori, a grandi spese. Bisogna puntare sul settore giovanile e bisogna trovare calciatori a chilometro zero. A chilometro. Cioè, calciatori vicini. Ok. Senti Antonio, quel gol di Brinari quanto ti ha provato? Il gol di Brinari mi ha fatto passare un problema al ginocchio. Ho fatto 30 metri in 2 secondi. Hai bruciato il dato. È stata una grande emozione, naturalmente c'era già una grande emozione perché abbiamo vinto insieme un campionato allievi in questo stadio e non era scontato, però le emozioni quando si entra in quello stadio si moltiplicano sempre. Però siamo d'accordo su un discorso, i giovani. I giovani assolutamente, signori miei, chiunque ci sia deve pensare a quello, chiunque li alleni, chiunque sia l'imprenditore che seguirà questa squadra, che darà la nascita a questa nuova società, deve pensare in quella direzione, se ne parla a tutti i livelli di questo, non grazie è, non è pensabile. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie.